Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due, tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire forse la buona opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è l'uomo tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista sale da scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, i sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, e stare in pace con il mondo, e farsi largo galleggiando, non dormire. Adesso parliamo degli scettici. Allora, gli scettici chi sono? Filosofi ellenisti che non credono a niente, o meglio, credono a tante cose, ma pensano che non si possa dimostrare niente, quindi nulla è certo, tutto è dubitabile, d'accordo? E sono un po' dei sofisti invertiti, perché i sofisti dicevano tutte le opinioni sono vere, gli scettici pensano tutte le opinioni sono false o comunque indimostrabili. Come, diciamo, il primo di questi è un certo Pirrone, è quello lì che vi raccontavo l'altra volta, fu inseguito da un cane rabbioso, scappò e poi alla fine spiegò ai suoi discepoli che è difficile far tacere l'uomo. Quindi anche loro avevano come obiettivo, come gli epicurei e gli stoici, raggiungere la imperturbabilità, e quindi la felicità. No? D'accordo? Attraverso il mantenimento del governo delle proprie passioni, no? Evitare di essere travolti dalle passioni. E cosa c'entra questo obiettivo col fatto di non credere a niente? Prima io direi vi faccio vedere un attimo le ragioni per le quali questi non credevano a niente. Se noi guardiamo, facciamo un piccolo ripasso, diciamo, della logica di Aristotele, che è una cosa che avevo già accennato, notiamo una cosa curiosa, no? Se noi abbiamo un sillogismo, per esempio, so che gli uomini sono mortali perché gli uomini sono animali, e questa è una definizione, no? Perché l'uomo è un animale razionale, e so anche che gli animali sono mortali. Allora, se gli uomini sono animali e gli animali sono mortali, deduco che gli uomini sono mortali. Sì, ma chi mi dice che gli animali siano mortali? Allora, io posso dedurre che gli animali sono mortali per quale motivo? Perché i viventi sono mortali, cioè posso dedurre quest'ultima conclusione da un'altra premessa. Ma chi me lo dice che i viventi sono mortali? E così via all'infinito, ho un cosiddetto regresso all'infinito, cioè devo partire, deduco una conclusione da premesse, che devo dedurre da altre premesse, e quindi non arrivo mai a una premessa prima. Chi mi garantisce la prima premessa? Dovrei dedurla da un altro sillogismo con altre premesse all'infinito. Quindi abbiamo questo problema di regresso all'infinito, d'accordo? Sì. Potremmo fare un tentativo, fare quale tentativo? Quello di dedurre il fatto che i viventi o gli animali sono mortali per induzione dal fatto che gli uomini, i cavalli, i cani, i gatti, tanti viventi a me noti, muoiono. Quindi io a un certo punto generalizzo che tutti quanti i viventi muoiono. Per cui deduco che gli uomini sono mortali dal fatto che lo sono gli animali, però ricavo per induzione che gli animali sono mortali dal fatto che, per esempio, gli uomini, che sono animali, muoiono. Avete notato? C'è un circolo vizioso. Cioè deduco che gli uomini muoiono per il fatto che tutti gli animali muoiono, noi siamo animali, però come faccio a sapere che tutti gli animali muoiono? Perché, ad esempio, gli uomini, come tutti gli altri animali che conosco, muoiono. Cioè, ricavo che gli animali in generale muoiono perché, per esempio, noi uomini moriamo, e deduco che noi uomini moriamo perché gli animali in generale muoiono. Quindi notate che c'è un circolo vizioso, perché ricavo la mia premessa dalla conclusione a cui giungo.
Insomma, è un po' come l'uovo e la gallina. So prima che muoiono gli uomini o prima che muoiono gli animali? Allora, che gli animali muoiono, lo ricavo generalizzando dal fatto che gli uomini muoiono, e che gli uomini muoiono, lo ricavo deducendo dal fatto che siamo animali e gli animali muoiono. Insomma, è un gioco delle quattro carte. Sì. In realtà non lo so, non ho dimostrato che questa gente muoia. Cioè, come faccio a dimostrarlo? A questo punto arriviamo agli scettici. Gli scettici, avendo capito che c'è questo problema di regole, in particolare non tanto Pirone quanto un certo Agrippa, vissuto nel primo secolo dopo Cristo, qual è la critica scettica che fanno costoro? Si riduce a 5 argomenti. I primi 3 sono di tipo logico e sono, diciamo, quelli fondamentali, che sono validi anche oggi, se volete. Il primo argomento è quello appunto del circolo vizioso. Se cerco di mostrare la mia ipotesi, per esempio la premessa di un sillogismo, a partire da altre ipotesi, che a loro volta derivano da quella che voglio dimostrare, cado in un circolo vizioso, come quello del rapporto tra uomini e animali. Dimostro il preteso principio ricorrendo ad altre ipotesi che ne derivano, per poi dimostrare queste ipotesi a partire dal principio. Per esempio, deduco dal fatto che gli animali muoiono, deduco il fatto che gli uomini muoiono, e però inferisco per induzione dal fatto che gli uomini muoiono che anche gli animali muoiono. Cioè, quindi, insomma, è un circolo vizioso. Allora, potrei, se non voglio cadere nel circolo vizioso, dimostrare la mia ipotesi, per esempio che gli animali muoiono, da altre ipotesi, cioè che i viventi in generale muoiono, ma così abbiamo visto un regresso all'infinito, e anche questo è un problema. Quindi il primo problema è il circolo vizioso, che in greco si chiama dialele. Il secondo problema è il regresso all'infinito. E il terzo problema è che allora, non potendo regredire all'infinito e non potendo cadere in circoli viziosi, qual è la tentazione? Quello di presumere di sapere che la premessa è vera perché è evidente. Ma è evidente che gli esseri viventi muoiono, no? Non c'è bisogno di dimostrarlo. Quindi se è evidente che un vivente muore e io sono un vivente, allora io muoio. Ma chi mi dice che sia proprio evidente? E si chiama petizione di principio. È così e basta. La mia opinione è che tutti i viventi muoiono e quindi ne deduco tutto il resto. Sì, ma rimane un'opinione? No, è vera. Perché? Perché lo dico io. Dogma, avete capito? Questa qua si chiama petizione di principio. Siccome è una cosa che tutti condividono, l'accetto come vera in assoluto, ma non è così, no? Come chi dice Dio esiste perché tutti i popoli credono che esista, ma non è una dimostrazione. Il fatto che un'opinione sia diffusa non è sufficiente a dimostrare che sia vera. Quindi si cade in questi 3 errori di tipo logico: o si deduce una conseguenza da premesse che però a loro volta la presuppongono, circolo vizioso, o si deduce da una conclusione da premesse che a loro volta sono dedotte da premesse, che a loro volta sono dedotte da altre premesse, e così via all'infinito, non c'è mai un principio primo da cui dedurre tutto il resto, oppure si pone un principio con la propria autorità, perché non si sa da che parte dimostrarlo, ma allora è una petizione di principio e quindi non è dimostrato. Ecco quindi che, come la girate, non si arriva mai ad una verità, cioè nessuna verità è certa, perché le premesse sono sempre probabili, mai sicure. Infine, questi altri 2 argomenti o tropi sono meno logici, ma comunque di carattere, diciamo, culturale. Chi formula un'ipotesi è sempre condizionato dalla sua esperienza. Per esempio, io vedo solo cigni bianchi perché nella mia vita qui in Friuli ho a che fare con cigni bianchi. Se fossi vissuto in un luogo dove si trovano cigni grigi o neri, avrei un'esperienza diversa. Quindi sono condizionato dalla mia esperienza soggettiva nel porre dei principi, no? nel formulare delle ipotesi. Per esempio, sono convinto che tutti i corpi cadono a 9,81 metri al secondo quadrato, ma questa è una credenza legata al fatto che mi trovo a livello del mare. Se mi trovassi su Marte o in montagna, mi troverei in un luogo diverso, la mia esperienza sarebbe diversa, avrei un'ipotesi differente. Quindi la mia esperienza mi condiziona e mi fa formulare ipotesi soggettive. Questa è un'altra critica. L'ultima critica è più di carattere storico. Se ci fosse una verità, gli esseri umani l'avessero raggiunta o la potessero raggiunte, perché nessuno l'ha raggiunta e ci sono stoici, epicurei,
platonici, aristotelici, pitagorici, tutti sostengono di essere arrivati alla verità, ma sono tutte scuole diverse, ognuna la racconta in modo diverso, per non parlare delle diverse religioni. E quindi se ci fosse la verità e gli esseri umani la potessero raggiungere, tutti i filosofi sarebbero d'accordo, invece abbiamo scuole differenti. Ecco dunque che vuol dire che queste scuole hanno alla loro base non delle verità ma delle opinioni, che in greco si dicono doxai o dogmata, dei dogmi. Quindi sono scuole cosiddette dogmatiche. Lo stoico sostiene che il logos pervade il cosmo, qualunque cosa accada è provvidenziale. Ma chi l'ha detto? Come lo dimostra? L'epicureo sostiene che è tutto fatto di atomi e quindi siamo qui per caso. Ma chi l'ha detto, caro Epicureo? Come lo dimostri? Il platonico dice che l'anima è immortale, ma come lo dimostra? Cioè, sono tutti dogmi alla fine, no? I filosofi si vantano di averli ricavati razionalmente e non in maniera, diciamo, aderendo ad una religione, perché ci hanno argomentato, li hanno argomentati, li hanno, come dire, sostenuti. Sono coerenti queste prospettive filosofiche, perfetto, saranno anche coerenti, ma non sono vere, no? Vi ricordate anche il sillogismo? Se io dico gli uomini sono tutti gialli, le cose gialle volano, dunque gli uomini volano, questo è un ragionamento assolutamente coerente, peccato che la premessa sia falsa, gli uomini non sono gialli e non è detto che le cose gialle volino, però accettate queste premesse, il discorso è perfettamente logico, ma non è vero. Quindi dicono gli scettici, cari filosofi, voi rispetto alle persone religiose o che si affidano ai miti, che sono spesso contraddittori, avete sicuramente raggiunto un grado di coerenza nella vostra visione delle cose, ma non siete arrivati alla verità, perché se foste arrivati alla verità sareste arrivati tutti alla stessa verità e non ognuno ha una verità diversa dall'altro. È chiaro il discorso di questi scettici? Allora voi potreste dire, ma questi scettici, dicendo che non si arriva alla verità, invece di farci raggiungere la felicità, l'imperturbabilità, la serenità, ci mettono in confusione. Io credevo, non so, in Cristo e sono in crisi perché adesso mi vengono dei dubbi. Credevo in Epicuro, pensavo di trovare la felicità applicando il tetrafarmaco e adesso mi fate venire dei dubbi. Se invece c'è una vita dopo la morte, se io dovessi, come dicono gli stoici, realizzare me stesso invece che cercare di evitare il dolore? E se invece io fossi uno stoico e mi fossi sbagliato? Insomma, se voi scettici seminate il dubbio, invece di farci raggiungere la felicità, ci fate raggiungere l'ansia, no? Ci mettete in ansia perché non siamo più sicuri di niente, giusto? Qual è la risposta che danno gli scettici a queste obiezioni? Cioè, supponiamo che voi crediate in qualcosa e vi poniate come obiettivo di raggiungere un certo risultato e fallite. Se pensate che avete sbagliato e avete fallito, siete tristi, disperati, perché cercavate di raggiungere, non so, l'imperturbabilità applicando gli insegnamenti di Epitteto e non siete riusciti, le tentazioni vi dominano, avete, diciamo, piacere per cose che vi distraggono da questo obiettivo e siete lì in condizioni di sofferenza. Immaginate poi in un orizzonte cristiano che commette peccati, che non riesce a raggiungere la pace, eccetera, eccetera. Avete un sacco di problemi perché avete obiettivi che non riuscite a raggiungere. Invece cosa fa lo scettico? Dico, ma forse se è successo così doveva succedere così, non era mica detto che dovessi raggiungere l'imperturbabilità, ma forse non c'è nessun logos, quindi non avendo un obiettivo non potete neanche avere dei problemi, perché chi è che ha dei problemi? In greco problema significa ostacolo lungo una strada. Ho un problema se ho un obiettivo e non riesco a raggiungerlo, c'è un sasso che mi impedisce di andare avanti, ma se io non ho nessun obiettivo non posso avere problemi. Per esempio, vorrei sposarmi e non riesco a farlo. Pazienza, vuol dire che è meglio essere celibi. Che non è detto che essere celibi o nubili sia peggio che essere sposati. Quindi se non trovo l'anima gemella, forse è meglio così. Chi lo sa, magari se la trovavo era peggio. Capito? Che ne so io se quello che sto facendo è giusto o sbagliato. Non avendo un obiettivo vero, ho obiettivi, diciamo così, abbastanza transitori. Perciò non posso mai essere deluso, perché nulla mi può toccare visto che non ho nessuno scopo.
non mi faccio problemi, come si dice oggi, no? Non mi faccio problemi, non dando significato alle cose, come fanno per esempio gli stoici, che sono i veri nemici, perché più che gli epicurei, gli scettici ce l'avevano con gli stoici, non dando un significato alle cose, pensando che le cose non hanno senso, non posso esserne mai deluso, perché le cose non hanno alcun significato. A questo punto arriva una critica. La critica è: caro Pirrone, caro Agrippa, caro Enesidemo, caro Sesto Empirico, vi ho citato alcuni famosi scettici greci, tu però la mattina ti svegli e non dormi, tu vai al mercato a comprare le mele, non te ne stai a casa o non ti suicidi, quindi anche se non lo dici apertamente, tu di fatto credi che qualcosa sia meglio di qualcos'altro, giusto? Quindi hai una tua filosofia, non puoi far finta di non credere a nulla, perché il tuo comportamento testimonia che credi a qualcosa. Questa è la critica che si fa agli scettici. Perché vai al mercato? Vuol dire che tu credi che il corpo vada nutrito, se compri poi del cibo di cui nutrirti. Credi che il corpo vada nutrito e non vada lasciato morire di fame. Come vedi, tu credi almeno alla salute del corpo, un po' come un epicureo. Perché dici che non credi a niente? Allora, la risposta dello scettico alla domanda perché vai al mercato, sapete qual è la risposta dello scettico? La risposta dello scettico è: e perché no? Dimostrami che è meglio stare a casa a dormire, non c'è motivo né di andare al mercato né di non andare, siccome qualcosa devo pur fare faccio questo, ma non c'è motivo di non farlo. Allora, poi di fatto gli scettici, per esempio, sono dei bei passi che purtroppo il tempo non ci consente di leggere, di un certo Enesidemo e di Sesto Empirico, in cui lui argomenta che fa quello che fanno gli altri, la maggioranza è totalmente conformista. Fa tutto quello che fanno gli altri, siccome non c'è motivo di fare una cosa piuttosto che l'altra, la gente di solito si sposa, sai che faccio? Mi sposo anch'io, va? La gente di solito fa un lavoro, ma sì dai, facciamo un lavoro, ci credi? No, però anche non lavorare è una cosa senza senso, quindi tra lavorare che non ha senso e non lavorare che non ha senso, che faccio? Gli altri lavorano, facciamo quello che fanno gli altri, così non do nell'occhio, non infastidisco nessuno, mentre molti filosofi, non scettici, erano facilmente distinguibili perché erano impassibili, tu li facevi soffrire, loro non soffrivano, erano modelli di virtù. Lo scettico si confondeva con l'uomo del popolo, non era riconoscibile. Addirittura l'esempio che vi ho fatto l'altra volta adesso assume un significato: un cane rabbioso mi insegue, io scappo, perché scappano tutti, scappo anch'io, ho paura, boh sì, no, forse, non mi interessa, no? Perché alla fine nulla ha in senso, d'accordo? E raggiungo la felicità, anche se io non mi comporto in modo coerente, avevo detto ai miei discepoli che bisogna raggiungere l'imperturbabilità, adesso scappo, e vabbè, significa che mi ero sbagliato prima, pazienza, adesso scappo, prima ero imperturbabile, adesso sono turbato, e poi torno imperturbabile, che problema c'è, no? Non mi faccio problemi neanche di non essere coerente con me stesso. E qui arriva un'altra critica, o meglio, la stessa critica di prima, si rafforza in questo modo: caro scettico, tu almeno una cosa la credi, che non c'è nessuna verità. Sei scettico, quindi c'è una verità. La verità consiste nel fatto di non credere che si possa raggiungere la verità. Sei convinto, se no non saresti uno scettico, che non si può raggiungere la verità. Quindi un pochino, un po' come diceva Socrate, a cui anche tu ti ispiri, perché anche gli scettici come gli stoici si ispiravano a Socrate, anche tu pensi, puoi dire, so di non sapere. Qualunque cosa succeda, io so di non sapere, mentre Socrate però diceva adesso so di non sapere, ma cerco un sapere che non ho, lo scettico invece sa di non sapere e sa che non saprà mai niente, diciamo così, però sai che non saprai mai niente, come vedi c'è un sapere negativo, che non saprai mai niente. Vi faccio presente che scepsi in greco vuol dire ricerca. È uno che ricerca, ma che però sa già che non troverà niente, però, d'accordo? Allora, come risponde lo scettico alla critica? Tu almeno una cosa la sai, che non saprai mai niente, no? La critica, cioè, di avere come certezza la mancanza assoluta di certezze. Allora, lo scettico qui ha una risposta ancora più abile di quella precedente. A chi gli dice tu sai di non sapere, lo scettico dice: non è esattissima questa cosa che tu dici, che so di non sapere, io esattamente non so se so o se non so, può darsi che sappia e non mi renda conto di sapere, quindi non so neanche dirti se so o se non so, può darsi anche che sappia ma non so di sapere.
Avete capito? Quindi, mentre Socrate diceva so di non sapere, qui devo cercare la verità, il bene, quell'altro dice, ma guarda, io lo so cos'è il bene e non me ne sono accorto, ma lo so già alla fine, no? E forse no. E se uno dice, ma forse gli stoici hanno ragione, forse c'è una verità, ma sai che forse hai ragione anche tu? Può darsi che gli stoici abbiano ragione, io scettico mi sto sbagliando. Oppure no, chi lo sa? Quindi neanche difende lo scetticismo come dottrina, perché sa che se fosse troppo rigido difendere lo scetticismo, cadrebbe in questa contraddizione. Quindi le due frasi chiave sono: alla domanda perché fai quello che fai, hai una tua dottrina? La risposta è perché no. Alla domanda ma allora tu sai di non sapere? La risposta è no, non è detto, io non so se so o se non so. D'accordo? E con queste belle risposte lo scettico pensava di poter sopravvivere, però di fatto lo scettico, se non ha certezze, comunque ha opinioni. Ha alcune opinioni sulla base delle quali lui agisce, perché altrimenti non potrebbe neanche decidere una cosa piuttosto che l'altra. Quindi gli scettici ammettono la possibilità di regolarsi sulle opinioni. Alcuni, poi curiosamente molti platonici diventano scettici e molti scettici diventano platonici, alcuni della scuola scettico-platonica di età ellenistica cominciano anche a ritenere che si debba agire sulla base di ciò che è più probabile o verosimile. La verità non è data a conoscere, ma ciò che è verosimile sì. Quindi mi regolo sulla base del probabile o del verosimile. Il famoso Carneade, che forse avete sentito se avete letto Manzoni, a un certo punto Don Abbondio dice: Carneade, chi era costui? Questo Carneade è un filosofo scettico. Lo stesso Cicerone, famoso oratore latino, aveva una tendenza scetticheggiante, cioè era tendenzialmente platonico, ma di un platonismo scetticheggiante di età romana. Cioè non pensava di poter arrivare alla verità, ma solo a qualcosa di più probabile di qualcos'altro. No? E quindi vedete anche la modernità di questa prospettiva, no? Per esempio in campo scientifico spesso si ritiene di non avere la verità assoluta, ma qualcosa che attualmente è più accreditato di qualcos'altro. Se voi pensate di poter argomentare le vostre tesi, di non riuscire a dimostrarle, ma che qualche tesi un po' migliore di qualcun'altra, siete scettici. Vedete, rispetto ai sofisti, che sono un po' grossolani, dicono ogni cosa uguale a tutte le altre, quindi cadono nel paradosso del relativismo, lo scettico è un po' più attento di non cadere in queste contraddizioni. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Il conformista arrostrato e voluto, che è gonfiato dall'informazione. È il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi.